4.500 operatori coinvolti e 3.824 soci diretti per 13 Destination Management Company DMC e una Product Management Company PMC. Sono i dati del futuro del turismo abruzzese presentati a Pescara dal presidente della regione Gianni Chiodi e dall'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio. L'appuntamento all'Auditorium Petruzzi apre una nuova stagione del turismo abruzzese, è stato detto dai relatori, fatto di aggregazioni, reti di impresa, coinvolgimento di tutti i territori regionali. In una parola, sistema Abruzzo, un sistema in grado di elevare il turismo a fattore produttivo essenziale nella scala di PIL regionale. Gli altri numeri di Sistema Abruzzo rendono l'idea della trasformazione in atto. 234 territori comunali coinvolti nelle DMC e 67 quelli delle PMC. 6 milioni e mezzo di euro di investimento per l'avvio dei progetti di sviluppo, oltre 700 strutture ricettive interessate. In questo gran parlare di reti è significativo che la rete è più importante da un punto di vista quantitativo. Credo in Italia a questo punto sia la rete del turismo, perché denota che c'è questa volontà dei territori di investire sul turismo per creare un modello di sviluppo su questo nostro patrimonio straordinario, e perché la rete, l'aggregazione attorno a progetti reali di sviluppo è l'unico strumento che noi abbiamo per aumentare la nostra competitività, per fare in modo che le bellezze che abbiamo si trasformino in prodotto appetibile sui mercati, un prodotto fatto di servizi, un prodotto fatto di integrazione, un prodotto fatto di tutto ciò che serve oggi nel turismo moderno. Quindi il risultato è strabiliante in termini numerici, ma ripeto, è una sensazione che si avvertiva ed è una sensazione che sicuramente si è tramutata in una risposta puntuale da parte dei territori, e soprattutto la sensazione che oggi si trasforma in disegno concreto anche sul ripristino delle giuste posizioni. Da un lato il pubblico, che chiaramente deve essere il regolatore di questi sistemi, dall'altro in realtà i privati, i territori, che devono essere gli attuatori, i motori del sistema turistico. I numeri della rivoluzione del turismo abruzzese sono dati anche dalla potenzialità che potrebbe esprimere questo nuovo sistema, che secondo il centro studi di Confindustria Abruzzo porterebbe ad un incremento del 6% sull'indotto e del 2% sull'occupazione. Tra i relatori, Emilio Schirato, DMC Terre del Piacere. Qual è il territorio interessato dalle Terre del Piacere, e poi in quale senso piacere? Allora, il territorio interessato è parte della fascia costiera, Silvi, Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Francavilla, per salire verso l'interno in alcuni comuni della provincia di Pescara, Chieti ed alcuni vari comuni della provincia di Chieti, fino a salire in tutta la Val di Foro e arrivare fino alla montagna sciabile. Abbiamo cercato un testimonial importante, che chiaramente è D'Annunzio, che è stato accettato da tutto questo territorio, ancorché anche fuori provincia, perché ovviamente ha una fama assolutamente mondiale, e abbiamo individuato il nome Terre del Piacere perché abbiamo tanti turismi e tanti piaceri del turismo da poter declinare nel nostro territorio: il piacere del mare, il piacere dell'enogastronomia, dell'arte, della cultura, il piacere della montagna, il piacere della rete. Ecco, questa è la sfida che noi raccogliamo, cioè oggi siamo 130 soci, sicuramente dopo questa ufficializzazione importante ci auguriamo di crescere, e anche parecchio. L'obiettivo è metterci tutti quanti in rete per rendere questo pezzo di un tesoro d'Abruzzo vendibile turisticamente. È importante dunque fare sistema? Direi vitale. Il fatto che oggi ci siano 3.500 aziende private che hanno deciso di investire in 13 DMC è un fatto assolutamente storico, direi, e dà il segnale del fatto che da soli non si esce dalla crisi, si esce soltanto mettendoci insieme e invadendo il territorio con un'ottica privata, coinvolgendo anche il pubblico su progetti concreti. Luciano De Nardellis, relatore per quanto riguarda la Costiera dei Trabocchi. Innanzitutto, che cos'è questa Costiera dei Trabocchi? La Costiera dei Trabocchi è un territorio, è una destinazione che ricomprende i comuni marini da San Salvo a San Vito Chietino, con tutto l'entroterra del Trignosinello. Qual è questa destinazione tipo? È una destinazione che ha come prodotto base il mare, quindi tutta la costa dei Trabocchi, che è articolata in sabbiosa, rocciosa,
e conciotoli, poi l'entroterra di tutti i prodotti tipici del Trigno Sinello. Perché fare sistema? Perché fare sistema? Perché oggi senza sistema non c'è opportunità di poter proporre un prodotto turistico nei mercati organizzati. Quindi DMC, Destination Management Company, è proprio il significato che col sistema dovrebbero migliorarsi le caratteristiche di approccio verso i mercati nazionali ed esteri. Qual è il vostro target di riferimento? Sono le famiglie e i giovani. È un target abbastanza composito, abbiamo la provenienza che è Italia, ma anche alcuni paesi del centro Europa. Come pensate di attirare il vostro target di turista? Ma noi pensiamo di attirare il target con le bellezze che ci sono sul nostro territorio e poi con le altre due realtà che stanno in fase di essere, ovvero il parco della Costa Teatina e poi la pista ciclopedonabile lungo l'ex tracciato ferroviario. L'erosione, le mareggiate, il maltempo che hanno irrimediabilmente compromesso un trabocco che è stato distrutto, altri sono a rischio e poi la costa appunto flagellata dalle mareggiate. Beh, è chiaro, ci sono delle problematiche che noi abbiamo già affrontato col presidente Chiodi e che dovranno essere messi in atto degli accorgimenti tali da poter preservare obiettivamente questo tratto di costa abruzzese che è un'eccellenza a livello, io dico, mondiale. Tra le destinazioni anche le terre, la riviera dei Borghi Acquaviva. Dottoressa Angela De Laurentiis, relatore per questa DMC, questo territorio che cosa offre al turista? Innanzitutto ci collochiamo nella parte della costa sud teramana, quindi siamo incastrati nel telaio, diciamo, fisico-geografico delimitato dalla costa e dalle valli fluviali del Vomano, Fino e Cerrano. Questa è la nostra destinazione. Offriamo prevalentemente ad oggi un prodotto mare saturo e maturo che dobbiamo naturalmente innovare con una serie di servizi aggiuntivi al fine di rendere questo prodotto il top per le famiglie, quindi andarci a collocare su un mercato fondamentalmente con un livello, diciamo, più alto. E poi offre naturalmente un insieme di valori rappresentato dai borghi, nel senso appunto delle produzioni locali, degli eventi, della cultura, il paesaggio, la natura, e naturalmente lì dobbiamo andare a creare il prodotto nuovo, tra virgolette, facendo leva su quelle che sono le passioni non ancora aggregate delle cosiddette tribù che oggi si muovono appunto rispetto agli eventi, rispetto all'enogastronomia e ad altri valori appunto del territorio. Quindi siamo nella fase di partenza e comunque queste sono i due grossi assi, le due principali direttrici sulle quali ci muoviamo. Certo, ad oggi non possiamo parlare di prodotto perché è acclarato che il problema del turismo nella nostra regione fondamentalmente è stato che non c'è mai stato un prodotto, perché quando ci comprano, per dire, non comprano le risorse, quindi la bellezza del Gran Sasso piuttosto che il mare, comprano servizi e noi non abbiamo purtroppo dei servizi a sistema e quindi oggi bisogna lavorare, e noi lavoreremo sulla mobilità, sulla facilità di accessibilità ai territori, sui servizi che compriamo quando noi andiamo in altre destinazioni. Questo fondamentalmente, ma la cosa importante è che partiremo proprio dall'identità dei territori, e questa è la leva di forza di questo progetto che la Regione ci ha, come dire, proposto di fare, perché non dimentichiamoci che la Regione ha ridisegnato tutta la strategia turistica, quindi c'è stato un input veramente importante nel rimettere al centro gli operatori privati e poi la capacità attraverso questo progetto di fare rete e oggi non agire in rete significa essere fuori dal mercato, essere fuori da tanti giochi, essere fuori da tante opportunità. Ecco, la mia domanda finale era proprio questa: quanto è importante fare sistema?
È fondamentale, non soltanto è un'esigenza, oggi io dico che è una consapevolezza finalmente di tutti gli operatori, soprattutto del settore turismo, che si è accorto finalmente che fare turismo significa fare business, fare economia, quindi finalmente l'approccio è cambiato. È quello che dovevamo capire tempo fa, nel senso che l'unica vocazione sulla quale investire, non delocalizzabile, era appunto il turismo, la vocazione turistica, ovviamente la nostra regione, quella culturale, eccetera eccetera, finalmente l'abbiamo capita, ma non è mai troppo tardi, quindi chi persevera è diabolico, noi non perseveriamo, l'abbiamo capito e adesso cominciamo a lavorarci. Massimiliano Bartolotti, relatore per la DMC AQ Abruzzo Qualità, L'Aquila, Sirente, Velino, Marsica. Un prodotto di montagna, un prodotto ancora da costruire, anche questa DMC? Diciamo che è un prodotto sicuramente importante per la regione Abruzzo, perché Abruzzo Qualità come consorzio vuole siglare e marcare un prodotto che sicuramente per la nostra regione sarà di fondamentale importanza e sicuramente di rilancio turistico determinante, sia in termini turistici e sia in termini di opportunità a livello di indotto. Non dimentichiamo che raggruppiamo un territorio che va da Carsoli e arriva all'Aquila, coprendo oltre il 50% della provincia dell'Aquila, con un prodotto diversificato dal turismo culturale, enogastronomico, sportivo, quindi con le due stazioni di sci più importanti forse del centro Italia, del benessere e soprattutto unico nella zona golfistico, che ha una struttura molto importante. Dov'è? A Santi di Preturo, vicino all'Aquila praticamente, ed è nelle vicinanze dei comprensori sciistici di Ovindoli e di Rocca di Cambio. Qual è il target al quale vi rivolgete? Noi abbiamo un target che sicuramente raggruppa molte fasce di età, quindi partiamo con i più piccolini e quindi per la parte turistica sia estiva che invernale, con un target centralizzato nei quarantenni per quanto riguarda gli sport un po' più particolari, per quanto riguarda il trekking, abbiamo invece le famiglie per quanto riguarda il turismo gastronomico, il turismo culturale e poi la terza età per quanto riguarda la stagione estiva. Infine, quanto è importante fare sistema? Ma sicuramente oggi il sistema, che è una parola o rete che è diventata di determinante e di comunità, è sicuramente fondamentale. Oggi muoversi attraverso un sistema web o le app o soprattutto i social network, che consentono di fidelizzare ed avere una interazione con l'utente finale, quindi capire se quello che noi stiamo vendendo attraverso un sistema multimediale risponde a delle qualità, oggi sicuramente è fondamentale. E in più abbiamo una risposta diretta su tutto quello che sta accadendo, cosa che prima non era facile avere un feedback positivo o negativo in pochissimo tempo. Quindi il veicolo vostro preferito per la diffusione, per la comunicazione del vostro prodotto è il social network? Diciamo che sicuramente sarà tutto quello che riguarda web, social network e app, sicuramente determineranno moltissimo la crescita di questo consorzio e soprattutto daranno una ampia visibilità sia in territorio nazionale che internazionale alle nostre particolari bellezze e potenzialità del nostro territorio. Come si veicola il prodotto turistico Abruzzo? Innanzitutto creandolo. Cioè, il prodotto turistico non è l'attrattore, il prodotto turistico è un insieme di servizi, di valori, di esperienze che si mettono a base dell'offerta. Quindi per crearlo non occorre, non è sufficiente dire abbiamo le belle montagne o il bel mare, bisogna creare questa rete di servizi e di esperienze che poi devono essere commercializzate secondo il target di utenti che vogliamo colpire, di turisti. È inutile vendere vino a chi è astemio. Non verrà, ci sono diversi turismi, sono turismi ormai specialistici, cioè chi vuole il bike, chi vuole il benessere, chi vuole il golf. Noi dobbiamo creare dei prodotti e poi venderli a chi vuole acquistare quei prodotti, ma quei prodotti devono avere un alto tasso di qualità dei servizi. Da dove si parte? Dalla natura? Ma sicuramente, questa è una vocazione che noi abbiamo, il turismo attivo, il turismo benessere, il turismo natura e tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto sull'accessibilità, il wifi, sui percorsi bike, sul progetto della pista ciclopedonale d'Abruzzo, sulla rete sentieristica interna, vanno in questo senso, cioè di aumentare gli attrattori, qualificarli ulteriormente per mettere in condizione i nostri operatori di sviluppare un prodotto accattivante e appetibile. Ad esempio la costa dei trabocchi, il problema è erosione e i trabocchi anche minacciati dalla forza del mare durante il maltempo. Questo è un problema generale, tutta la costa abruzzese, tutta la costa adriatica o gran parte è minacciata dai fenomeni erosivi. Noi abbiamo purtroppo gli errori del passato, oggi si pagano, la natura non fa sconti in questo, occorrono risorse ingentissime per poter avere
fare un intervento risolutivo su questo. Stiamo lavorando insieme alle altre regioni per fare un discorso di scala in Europa, però faccio un esempio, anche su questo le aggregazioni possono intervenire, perché possono individuare come punto di intervento e anche di condizionamento delle politiche urbanistiche, ambientali, proprio la limitazione di questo fenomeno erosivo. Le DMC saranno anche uno straordinario strumento di massa critica per orientare e condizionare positivamente i processi dei decisori pubblici, e questo credo che sia assolutamente fondamentale per evitare il ripetersi di errori del passato.